Qualcheduno dei nostri ospiti ci ha definito come un hotel a 5 stelle. In realtà a noi piace pensare a questo posto come una casa. Quanti sono stasera, Diana? Guarda, la cartaccia ci ha dato l'elenco, sono 8, quindi riusciamo a usare solo il pulmino, che dici? Ok, sì, sì, ah, allora andiamo solo col pulmino. Meno male, guarda, oggi sono proprio stanco perché vengo da Firenze. È tutto il giorno che viaggio, adesso sono arrivato qui a Chiavari. Francesco, sono contenta che sei tornato un po' a trovarci. Questo dormitorio nasce per rispondere all'esigenza di tante persone che non hanno casa. Tutte storie diverse l'una dall'altra. Era da tempo che si desiderava, perché tra Genova e La Spezia non c'era una casa che avesse possibilità di ospitalità, diciamo almeno significativa. E il villaggio del ragazzo ha fatto la sua parte, la diocesi, il vescovo, ed è arrivato anche poi il contributo dell'8 per mille. Si accede a Casa Bruzzone attraverso un incontro filtro fatto al centro d'ascolto Caritas, che fa un voucher che dà agli ospiti, che portano alla sera al momento dell'accoglienza. L'ospitalità è prevista per un periodo che varia da un giorno a 15 giorni. Ci sarebbe il cuscino? Grazie. Ok. E un asciugamano ti serve? Sì, c'è. Allora, maglietta. La mia vita è quella che è, dopo aver lavorato tantissimi anni. Sono trovato isolato, devo ancora aspettare, non so ancora quando, spero questo è il mese che mi hanno promesso che dovrei prendere questa benedetta pensione. Io è da aprile che mi trovo, aprile dell'anno scorso, che mi trovo sulla strada. Questo è il momento più bello della serata, perché gli ospiti ormai sono tutti seduti a tavola ed è il momento in cui condividiamo la giornata. Alle persone che sono ospiti a Casa Bruzzone viene fornito un ulteriore servizio, la presenza settimanalmente di un medico di medicina generale che è a disposizione per visitare tutti i pazienti che hanno bisogno di cure o di attenzioni sanitarie. Lo scopo vero, lo scopo nostro è l'accogliere Gesù che ci visita in queste persone, se fosse possibile ridare a loro anche un po' di quella autostima che forse strada facendo possano aver perduto. Qualcheduno dei nostri ospiti ci ha definito come un hotel a 5 stelle. In realtà a noi piace pensare a questo posto come una casa, e quando vediamo tornare qualcuno come Francesco che sta bene e poterlo riabbracciare guardando negli occhi, vedere che sta bene, per noi è una grandissima gioia. Non è il dare da mangiare la colazione, dare il cambio nuovo, dare un letto pulito, una doccia pulita, ma è l'accoglienza, gli operatori che non ti fanno sentire come amici, ma ti fanno sentire come fratelli, sorelle. È un'accoglienza di come se fosse a casa nostra. Vi ringrazio con tutto il mio cuore e farò tesoro di questa meravigliosa esperienza.